Buongiorno e rieccoci una puntata nuova di Palcoscenico, sempre su Ten, sempre in coda al TG, dopo l'informazione, dopo questa finestra che garantisce la giusta e corretta informazione di quello che succede in Calabria. Arriviamo noi di Palcoscenico, per alleggerire, ma nemmeno più di tanto, per darvi quello che può essere il giusto nutrimento dell'anima e della mente e anche per sollevarvi e farvi impiegare il tempo che magari in questo periodo dell'anno ce n'è un po' più a disposizione per girare intorno sia nell'area urbana ma nell'intera Calabria, andando alle ricerche e scovando ciò che ci può dare la possibilità di allietarci con quelle che poi sono, no, le arti visive in generale, ma anche un giro per musei e quindi spettacolo dal vivo in generale, ma anche il cinema. Questa è la quinta puntata, stavo dicendo per l'appunto, e quello che vogliamo intanto dirvi, che ovviamente è periodo di cinema, perché si sa, è una parte dell'anno in cui funziona di più andare al cinema, probabilmente perché c'è anche un fenomeno aggregante per ciò che riguarda poi i nuclei familiari, ci sono le possibilità di andare a seguire quelli che poi sono i famosi cinepanettoni natalizi. A chi piacciono, a chi meno, ma ci sono anche i cinepanettoni che arrivano ad oltre maniche, quindi pochi arrivano addirittura agli States quest'anno e la programmazione in generale è più o meno simile. Vi diciamo intanto quelle che sono le sale per quello che riguarda soprattutto l'area urbana, ma poi le pellicole che riguardano l'intero panorama della programmazione delle sale in Calabria. Per quello che riguarda l'area urbana appunto abbiamo il Garden, il Citrigno, il San Nicola, il modernissimo, il Cinema Italia e l'Andromeda River, che è la nuova multisala che ha aperto a Zumpano, ma i film ve li elenco in uno scorrere veloce perché i titoli sono più o meno quelli: Vacanze di Natale a Cortina, Il gatto e gli stivali per chi vuole papparsi un bel cartone in 3D, Finalmente la felicità che è il nuovo film di Pieraccioni, poi abbiamo Le Idi di Marzo che io vi consiglio vivamente di andare a vedere, la seconda puntata di Sherlock Holmes per chi invece può e vuole stare un po' più dentro l'intrigo. Abbiamo Il figlio di Babbo Natale, Il principe del deserto, ma insomma questi sono e Capodanno a New York, proprio per citare il panettone americano. Questi sono i film da poter andare a vedere in queste sale con diverse programmazioni, ma per questo ognuno di voi potrà o telefonare alle sale cinematografiche che programmano i film o comunque viaggiare in internet, visto che ormai è alla portata di tutti, per verificare gli orari di programmazione, le giornate, tutto quanto il resto. Per quello che riguarda invece la programmazione dello spettacolo dal vivo, non andiamo avanti, quindi non vi parliamo di quelle che poi sono le prossime giornate, perché faremo anche una puntata prima della fine dell'anno, che sarà una puntata che vi annunciamo già ricca, perché sarà un po' uno speciale di palcoscenico. Facciamo un esperimento con artisti della parola, ma della musica dal vivo. Faremo una puntata che è legata, che lega a doppio mandato sia il teatro che la musica, perché nascono con una matrice comune che è quella dell'improvvisazione. Ci regaleremo la possibilità di avere uno studio più grande di quello che normalmente ospita questa trasmissione, con la possibilità per l'appunto di sentire, di ascoltare dal vivo della buona musica, ma anche delle parole che possono riscaldare ulteriormente in questo periodo che è anche di gran freddo, perché all'improvviso è arrivato il freddo che ci ha stretto in questa morsa di gelo per l'intera regione, ma soprattutto noi che siamo un po' sotto questi monti bellissimi imbiancati della Sila, stando qui nell'area urbana rende Cosenza. Allora, cosa c'è da fare? Ci sono tantissimi spettacoli programmati e in ordine cronologico, al di là di quello che la città di Cosenza sta offrendo ogni sera, poi ieri sera era la prima passeggiata che mi sono concesso nelle vie del centro e tantissime situazioni concertistiche, anche diverse. I colori e il divertimento anche degli artisti di strada che ieri hanno animato il
il centro della città di Cosenza. Ma andando avanti, arriviamo al 26, c'è la possibilità, a chi piace la musica reggae, un festival di Muina Crew e Boom Da Bash e Levi Hammer, che suoneranno, insomma, e faranno questa loro data con tantissimi nomi in calderone sul palco dello Scrigno Giallo della città dei ragazzi. Dalle 22:30 del giorno di Santo Stefano, una grande festa reggae con tantissime novità per gli amanti appunto del genere. Invece ci spostiamo alla data del 27 dicembre, quindi un po' quasi a smaltire quelli che poi sono stati, no? Gli abusi alimentari e tutto quanto il resto, anche se poi continueranno secondo me in un tutt'uno fino al giorno dell'Epifania, questo è nel più classico delle feste di Natale. Succede che il 27 all'auditorium del liceo Telesio di Cosenza c'è questa nuova data di Brunori, della Brunori Sass, con un featuring di Maria Antonietta e di Martino, che per l'appunto suoneranno con questo concerto, ripeto, a Cosenza all'auditorium del liceo, con un biglietto al costo unico di 12 euro, ci sono le prevendite autorizzate, il quale potrete anche informarvi, ed è una delle possibilità per quello che magari per chi sceglie di ascoltare la musica d'autore, la buona musica italiana, e in questo caso non fa nemmeno male dirlo, che parte direttamente dalla Calabria, perché è una band che si è ritagliata un grande spazio nella musica italiana d'autore, facendo incetta di premi, ma soprattutto facendo della gran buona musica al secondo disco uscito. E quindi questa è la possibilità che avete il giorno 27 se volete andare ad ascoltare questo tipo di musica. Chi invece tradizionalmente vuole seguire qualcosa che ha a che fare poi con le festività natalizie e in particolare i colori, il grande sound e la gran buona musica che arriva dagli States, perché c'è questa grande tradizione natalizia dei canti di Natale, che sono legati poi a qualcosa che arriva molto più dal passato, ai canti rituali, ai gospel, per cui c'è un concerto di Natale al Teatro Auditorium dell'Università, è l'unico concerto nell'area urbana che guarderà quest'anno al gospel, con Harold Bradley e i Bronzeville, un grandissimo interprete e autore che vive ormai in Italia da tantissimo tempo, pensate, è l'ideatore e il fondatore del Folk Studio, che cito soltanto alcuni degli artisti, al di là di Battisti, ma poi anche Bob Dylan, tantissimi artisti internazionali che sono passati da questo studio romano, che ancora esiste, e lui da tantissimi anni ormai si preoccupa, si diletta, si diverte e soprattutto lavora portando in giro per le piazze italiane, ma anche per quelle europee e anche oltre, intanto l'origine dei gospel e dei ritual, facendo delle incursioni importantissime sul rhythm and blues, aprendo tantissimi festival sia nazionali che internazionali, per cui per chi volesse divertirsi invece con il concerto gospel di Natale, vi consigliamo di andare a vedere al Teatro Auditorium dell'Unical il 27 con partenza alle ore 21 Harold Bradley e i Bronzeville in questo concerto gospel. Di cosa vogliamo parlarvi oggi? Non vi diamo degli appuntamenti a lunga scadenza, ma abbiamo un ospite in studio e mi piacerebbe annunciarvelo come si deve, intanto perché è un amico e questo l'abbiamo scoperto non da poco, però poi ci si conosce, si sta assieme. Intanto ve lo presento come un artista poliedrico. Secondo me poi la cosa che lo caratterizza di più è che lui ha la faccia triste del comico. È un attore cosentino, il che vuol dire che non è come un caciocavallo, quindi che ha un marchio, è un attore che nasce, si forma a Cosenza, che frequenta diverse esperienze in compagnie che sono nate dalla Calabria, ma soprattutto seguendo dei laboratori di approfondimento e viaggiando un po' in giro in lungo e in largo, ma che decide, come alcuni fanno, di provare a investire sulla sua arte, ripartendo ogni volta da questa che è la nostra terra, nonostante le mille difficoltà, perché ci sono
meno produzioni, meno possibilità di circuitare spettacoli, insomma un po' meno tutto, perché tutto quanto rapportato. Ma nonostante questo lui insiste e continua a impegnarsi sia sulle tavole del palcoscenico, ma anche nel cinema, diciamo, perché si presta anche, presta il suo volto e la sua possibilità, la sua capacità nella costruzione anche di incursioni video, con la realizzazione di medio e cortometraggi, ma anche un po' di pubblicità, perché abbiamo scoperto ultimamente, o abbiamo beccato qui e lì, a fare le sue facce, le sue faccine. Questa è la cosa che a noi piace di più. E oggi con lui poi parleremo di qualcosa che partirà dalla Calabria per andare un po' in giro per l'Italia e con una tappa romana, del quale parleremo immediatamente tra un poco, ma intanto voglio presentarvelo. E a palcoscenico Paolo Mauro. Ciao Paolo. Buon pomeriggio, ciao Fabio. Come stai intanto? Ma abbastanza bene. Visto che bella poltrona che ti abbiamo regalato. Ma io veramente sono contentissimo di questa posizione che mi hai voluto regalare, che non ho mai visto nelle tue trasmissioni, devo dire la verità. Sei arrivato, quindi il posto... Ma è per Natale, penso che sia sì, non puoi una cosa portarla, natalizia. Sappi che non puoi portarla a casa, questo è chiaro. Insomma, posso portarla a casa? Non puoi portarla a casa. Non posso portarla a casa. Eventualmente puoi tornare a rioccuparla. Eh sì, perché magari... ci voleva un colore diverso, forse un rosso per l'occasione. Ascolta, io poi volevo parlare con te. Come nasce Paolo, ma come nasce la passione intanto per il teatro, per la recitazione? Ma io nasco come nascono tutte le persone, cioè con una madre che mi ha partorito. E la passione per il teatro nasce naturalmente, cioè io da bambino mi ricordo, sono uno, la mia generazione era ancora quella del carosello, quindi vedevo tutti i programmi. Adesso nello studio abbiamo visto oggi proprio Alighiero Noschese, che era per me un grande di quei tempi della televisione. Ma io ricordo che vedevo con molto piacere anche le operette, mi ricordo di Nono Nanette, con Giuseppe Pampieri, una serie di cose che adesso purtroppo non si vedono più e che mi piacerebbe anche riproporre per certi versi. E mi sono avvicinato così a questo mondo, sono stato attratto, diciamo, da questa... Nel senso che è vero, quello che io poi sostengo, che sostengono anche quelli che sono stati i miei maestri, ma in parte anche i tuoi, che... questo mestiere non è un mestiere che tu scegli, ma che succede quasi sempre magicamente che ti scegli. Che ti scegli, è vero, è vero. Io mi ricordo che non avevo ancora 18 anni quando abbiamo insieme con il maestro Nudo, Lindo Nudo, che saluto, e un altro carissimo amico, Santino Pascuzzi, avevamo praticamente organizzato e messo in piedi una sorta di compagnia che si chiamava il Teatro dell'Oasi, con la quale facemmo degli spettacoli sulla maggiore Claude Dieterle, l'uomo che lanciò la bomba su Hiroshima. Lo spettacolo era proprio, si chiamava la bomba di Hiroshima, su Hiroshima. Ma pensa tu, uno che come te, che questo è il destino di quelli che nascono come che hanno poi la vera comica, che Paolo Mauro è uno che sa fare grandi caratterizzazioni, ma che comunque poi si calna i ruoli drammatici, uno come te che per una gran parte, insomma, della tua vita percorri diciamo una strada artistica assieme a Lindo Nudo, che solitamente invece ha la grande voglia di raccontare il suo teatro, comunque un teatro che affonda le radici nell'impegno sociale, degli spettacoli importanti ma molto seri. Sì, io guarda, ho questa mia vena, tendo sempre a sdrammatizzare, ad andare sul comico, ma in realtà io ho fatto pochissimo di spettacoli comici, ne ho fatti pochi rispetto a tutta le altre cose che ho fatto a teatro con altre compagnie.
Devo dire che è vero, gli attori che hanno questa vena comica nella vita non sono proprio delle persone brillanti. Con questo non voglio dire che io mi... Non ti stai buttando giù? Non mi sto buttando giù, non sono una persona triste, questo no. Anzi, tutti i miei amici parlano, si divertono quando stiamo insieme. Però voglio dire, la parte teatrale che mi piace di più è quella della prosa classica, quindi io avevo intenzione, quando ci siamo un po' lasciati con il maestro Nudo, con Lindo, avevo intenzione di fare altre cose, di cimentarmi in altre produzioni che potevano essere anche quello del teatro classico, sul Pirandello, Shakespeare. E fatto sta che tutto questo mio cammino parallelo rispetto a quello di Lindo Nudo poi ci ha fatto rincontrare in un'altra cosa. Già un paio d'anni fa abbiamo fatto uno spettacolo insieme e, come tu sai benissimo, adesso siamo pronti. Siamo pronti per un'altra produzione. C'è un'altra persona che io ritengo uno straordinario artista e probabilmente il più visionario in maniera concreta, no? Delle grandi proposte degli artisti che nascono in Calabria e che hanno la possibilità di immaginare uno spettacolo e confezionarlo nei minimi particolari, che è Max Mazzotta. Cioè, quindi è un altro delle persone che poi incide in quella che è poi il tuo percorso artistico, perché collabori con lui, al di là che ci sono degli spettacoli storici, che uno dei quali poi tu fai assieme a lui ed un'altra nostra amica che saluto, che è Raffaella Salamina, una persona incredibile, che è diventato un must della risata, ma della risata non buttata lì, costruita. E con loro due hai percorso una gran parte della tua vita, al di là di quella che poi è la formazione. Ma c'è la domanda che voglio farti: quanto poi incide nella vita delle vicende familiari, o quello che può essere poi gli impegni, i legami che uno ha nel decidere di restare e di non partire? Perché poi, quello che dicevo ad inizio, è difficile pensare di fare questo mestiere per sempre, e lo è ancora di più farlo restando in Calabria. Il fatto di restare in Calabria per me è fondamentale. Io faccio un piccolo esempio: quando faccio viaggi di piacere, quando esco fuori, quando vado via dalla Calabria con i parenti, con mia moglie, con mia figlia, il mio tempo massimo di permanenza all'estero è di circa una settimana. Dopodiché io devo ritornare per forza a Cosenza, devo mettere piede proprio su questa terra per ricaricarmi e poter ripartire. Mi è capitato anche in viaggio di nozze, quindi potete capire benissimo che forse è una malattia. Io ho deciso di rimanere qua perché sono calabrese, sono cosentino vorrei che tutti quanti noi, insieme con Max Mazzotta, al quale voglio moltissimo bene, come a Lindo, come anche a Peppino Mazzotta, se riuscissimo a fare qualcosa di forte, di forte impatto a livello nazionale per... non è un luogo comune, è un modo di dire che usano un po' tutti, insomma, la Calabria, i problemi della Calabria, ma la parte artistica della Calabria vorrei che uscisse fuori in maniera, insomma, importante, per come sta succedendo, anche perché Max, Peppino, Lindo sono artisti conosciuti, sì. Questa cosa vorrei che diventasse ancora più forte e che noi riuscissimo a fare insieme quello che hanno fatto in Nord Europa e altri artisti che poi sono arrivati in tutto il mondo. Beh, io ritengo che ci sono queste potenzialità, perché in un momento, nonostante c'è una grandissima
crisi, è un disinteresse trasversale da un punto di vista politico. Questa è una denuncia che io faccio, provando poi ad attirare l'attenzione di chi ci governa e di chi dovrebbe pensare che bisognerebbe considerare la cultura e smettere di considerare la cultura non un costo ma un reale investimento, che questa terra in realtà assieme alle risorse turistiche, naturali, paesaggistiche, gli interessi, i beni di interesse storico-culturale, pensare che l'impresa culturale in Calabria può essere una spinta propulsiva. Noi abbiamo dei grandi luoghi, abbiamo una grande università che, pensate, è dotata di almeno 7 spazi teatrali, dove potrebbe certamente essere inaugurato un grande festival internazionale che potrebbe dare la possibilità intanto a questa fetta di Calabria, no, che si divide tra, in maniera straordinaria ed entusiasmante, molto affascinante, tra mare e monti, la possibilità di un grande palcoscenico naturale, ma la possibilità di aprire un confronto tra gli artisti che in questi anni si sono posti all'attenzione nazionale in diverse occasioni, e quindi di scambiare esperienze e di cominciare a pensare a dei prodotti da esportazione diversi dalle cattive notizie, ma una Calabria nuova dalle buone pratiche. A proposito di questo, c'è questo tentativo che quest'anno poi concretamente vedrà protagonista Paolo Mauro di ben 2 produzioni teatrali, 2 spettacoli che inaugureranno una serie di spettacoli a Roma dedicata al Teatro Ragazzi, cioè un progetto pensato per crescere e fare crescere le coscienze ad un nuovo pubblico, ad una nuova generazione di pubblico teatrale. Quindi si parte dai bambini e dagli adolescenti per riportare loro il teatro, così offuscati da un mondo fatto di virtualità, di videogiochi, di chat online, a volte anche molto pericolose, ma riprovare, no, la sensazione di farli stare assieme, quindi l'aggregazione sociale e il contatto con chi poi il teatro lo fa. 2 produzioni che nascono dalla Calabria, una diretta da Lindo Nudo, un'altra da Lucia Catalano. Il protagonista di entrambi gli spettacoli è Paolo Mauro. Si parla del libro Cuore, che ha poi una correlazione importante con il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, e poi un classico dei classici, Bamba. Parliamo di Gian Burrasca, uno spettacolo che poi ha una grande storia. Ce n'è un'edizione straordinaria, da un paio d'anni poi ne è stato messo in scena un altro fatto da Elio e le Storie Tese, e quest'anno invece con un taglio musicale, con una tutte quante le maestranze sono locali, perché locali calabresi, diffusamente calabresi, perché vengono un po' da tutte quante le 5 province, per chi disegnerà le luci che sarà Paolo Carbone, per chi scriverà e eseguirà le musiche dal vivo che è Massimo Garritano, per chi farà i costumi, li ha pensati, progettati e realizzati, che è Rita Zangari, per chi costruirà, penserà, progetterà le scene, che è Angelo Gallo e che viene da Crotone, per tutti quanti gli attori coinvolti in entrambi i progetti che arrivano diffusamente alle 5 province, che sono degli attori nati in Calabria, formatisi poi nella maggior parte dei casi in scuole lontane dalla Calabria, chi a Udine, chi a Roma, chi a Milano, ma poi magicamente tornati, e questa è la cosa straordinaria, che il teatro riesce a fare anche questo. Ripartono in questa loro esperienza, dopo aver vissuto l'esperienza formativa e dei viaggi diciamo fuori dalla Calabria per provare il tentativo di lavorare, e quindi con una produzione che partirà, due produzioni che partono dalla Calabria per arrivare a Roma. Velocissimamente, è un minuto, 2 esperienze, parlaci di questo momento che stai vivendo. Allora, un momento chiaramente molto bello, interessante, anche perché gli spettacoli sono quasi pronti, la regia, come dicevi prima, è di Lindo Nudo per quanto riguarda il libro Cuore, questo spettacolo sul cuore, che debutteremo il 20 di gennaio al Teatro Quirino a Roma. E poi successivamente Gian Burrasca con la regia di Lucia Catalano, sempre al Teatro Quirino a Roma, il 17 di febbraio debutteremo. Esperienze molto intense con
attori calabresi molto bravi, con i quali stiamo facendo un lavoro molto duro, specialmente io, perché purtroppo, e meno male devo dire, lavoro su due spettacoli ogni giorno, quindi dalla mattina, queste prove sono molto intense, quindi dalle 9 alle 15 uno spettacolo e dalle 20 a mezzanotte l'altro. Siamo molto ansiosi di andare in scena e quindi grazie, speriamo bene. Beh, insomma, noi verremo anche a indagare con le nostre telecamere, andremo a seguire dal vivo il backstage che precederà il debutto romano al Quirino Vittorio Gassman, ma anche poi le repliche successive che certamente verranno fatte in Calabria. Io saluto e ringrazio Paolo Mauro. Grazie a te Fabio, permettimi di salutare mia figlia, ciao Chiaretta, ci vediamo presto a casa. Un bacio anche da parte mia a Chiara e a tutti voi. Prima di salutarvi però io devo ringraziare, perché sono veramente uno confusionario e disordinato, chi mi dà la possibilità, chi muove queste telecamere, chi pensa a quello che dobbiamo fare, chi mi ordina la scaletta, chi mi regala le immagini, chi monta la trasmissione che voi guardate ogni volta. Quindi devo ringraziare Piero Arena, devo ringraziare Ten, Attilio Sabato, tutta quanta la redazione giornalistica e tutti quelli che lavorano dietro, quelli che voi vedete pochissimo, perché sono quelli che senza i quali immagini non ne arrivano, per cui come al solito in ogni forma di spettacolo c'è chi mette la faccia e appare, ma perché ciò avvenga c'è tantissima gente che lavora nell'ombra. Volevo soprattutto a questa quinta puntata darvi appuntamento alla prossima, che sarà una puntata molto divertente con il live in studio e tutta quanta una serie di tante altre cose, ma prima di lasciarvi, come al solito, questa volta il bacio è particolare, perché vi auguro pace, buona vita e soprattutto buon Natale e buon palcoscenico a tutti. Alla prossima.